Un saluto a tutti i telespettatori di Telenicosia. Cominciamo con la carrellata delle notizie flash di mercoledì 6 novembre 2013, curate dalla redazione di Telenicosia. Slittata a Palermo, riunione della commissione, il bilancio che dovrà stanziare i fondi per le province soppresse, tra cui quella di Enna. All'ente dovevano andare circa 4 milioni e 500 mila euro, senza i quali l'ente rischia il dissesto e non potrebbe chiudere il bilancio. Nicosia, il 7 novembre, una delegazione nicosiana verrà ricevuta al Ministero di Giustizia dalla dottoressa Palma, presidente della commissione che si occupa delle criticità sulla riforma della giustizia. E questa delegazione dovrà illustrare il progetto del Tribunale di Montagna, una proposta che è stata presentata il 15 ottobre presso il Ministero. Enna, chiesti 9 rinvii a giudizio per spaccio nell'ambito dell'inchiesta antidroga Hot Knife. La figura chiave sarebbe il 50enne Luigi Attardi, arrestato qualche mese prima dell'operazione. A Gira, un nuovo campo sportivo e una proposta del Presidente del Consiglio Luigi Manno. L'area di intervento si trova ubicata a circa 2,5 km dal centro abitato. A Torino e Nicosia, giornata mondiale del diabete il 9 e il 10 novembre. Eventi nelle province della Sicilia. In provincia di Enna sono circa 14.000 le persone che hanno il diabete, ma si stima che circa il 25% non ne sia a conoscenza. Gagliano, i consiglieri comunali del gruppo Scelta Libera hanno ufficialmente chiesto al sindaco Zappulla di rinviare il pagamento delle rate della Tares per venire incontro a molti cittadini di Gagliano in grosse difficoltà economiche. Pietra Persia, alla scuola Guarnaccia, la mensa è gestita dai genitori. L'intervento diretto si è reso necessario poiché il comune non ha i soldi per la mensa scolastica. I pasti saranno pagati direttamente e integralmente dalle famiglie. E con queste notizie abbiamo concluso, ci rivediamo domani con le notizie flash. Vi ricordiamo che per approfondimenti potete consultare il sito www.telenicosia.it. Guardare tutte le notizie sul nostro canale digitale terrestre 903 oppure mandarci delle notizie su redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.